Buongiorno signori, eccomi qui con un video vintage. Questa volta vi porto un elettroutensile vecchio come me. Questo elettroutensile ha 50 anni. Il conto è semplice, nonostante nell'etichetta non ci sia scritta l'anno di produzione, perché si vede che a quei tempi non usava scrivere l'anno di produzione, comunque chi l'ha comprato ha, se non ho capito male, 65 anni. Dice di averlo comprato a 15 e quindi il conto è già fatto. La Makita, perché parliamo di un elettroutensile Makita, è in Italia dal 74. Ha iniziato a importare i suoi prodotti in Italia nel 74, che è anche il mio anno di nascita, e quindi questo strumento fa parte della primissima gamma di elettroutensili della Makita che abbiamo visto in Italia, ok? I primi che sono arrivati. Bene, ora ve lo mostro, intanto guardiamo, intanto lo mettiamo alla sicura. Mettiamola sicura in modo che non si possa accendere, perché ha pure una sicura, è un bel strumento, è leggero, piccoletto, anzi vi dico subito le misure e dopo lo guardiamo un po'. Da cima a fondo sono circa 24 cm, esclusa lama, dalla lama alla maniglia superiore, al pomolo superiore, sono circa 18 cm. Larghezza, nella parte che mi sembra quella più larga, sono circa 7 centimetri. Lo strumento è questo, quindi anche piccoletto, tutto sommato, un seghetto alternativo. Seghetto alternativo fatto bene. Non parliamo di uno di quei plasticoni, tutto plastica, che vediamo oggi, ma abbiamo una testa tutta in metallo. Vedi? Costruita anche bene, una bella costruzione. Il pomolo sopra invece è in plastica, non è in plastica nera, ma perché evidentemente è verniciata. Qua deve essersi scolorita, no, è nera, era sporco, quindi plastica la parte sopra, plastica tutta la parte blu qua, del solito colore della tradizionale livrea Makita, base in lamiera, c'è l'alloggiamento per un, qua vedo una vite, un buco, quindi deve essere stato un alloggiamento per una guida parallela alla lama, e non c'è molto altro da dire, quindi abbiamo l'alloggio per i carboncini da cambiare quando necessario, il cuscinetto, da alcune foto che ho visto qua era prevista una plastica trasparente, questo filo non so se è originale perché qui manca il passacavo, probabilmente non è originale, qua la cosa più interessante è che ha l'interruttore a paletta e non il classico interruttore a grilletto o comunque il pulsante, ma una paletta in metallo con tanto di sicura di sblocco. Questa è la sicurezza, in questa posizione qua non si accende, in questa posizione qua si accende. Rimettiamo la sicura, così ve la mostro meglio. La base è inclinabile, quindi già a quei tempi evidentemente c'era il discorso della base inclinabile. Qua c'è l'apposita brugola. La base non è tanto grande, è un po' piccoletta in realtà. Ve la dico subito, la misura 12 per una larghezza di 6,5. La cosa un po' fastidiosa è che davanti non hai per appoggiarti. Non c'è abbastanza superficie cui appoggiarsi. Avrei preferito che la base fosse un po' più avanti, in modo da potermi appoggiare bene con la base, non solo con questo centimetro e mezzo, ma potermi appoggiare bene e poi procedere. Bene. Cos'altro dire? Vi dico l'ultima caratteristica, che è quella un po' che mi fa un po' storcere il naso, nel 2024 ovviamente, poi nel 74 sicuramente era una caratteristica che va benissimo, non ha l'attacco, il classico attacco a T. Non ha il classico attacco a T come questo e neanche il vecchio attacco a U. Ha un attacco diverso, specifico, che forse in quegli anni andava molto. L'attacco è questo. Eccolo qua. C'è questo foro dove entra la vite che poi va ad avvitarsi dall'altra parte e la lama rimane ferma. Ve lo mostro meglio. Vedete questa vite? Ecco. Questa vite, svitandola, fa in modo che tutto questo blocchetto, aspetta che lo mostro un po'
poco meglio perché ho le dita troppo grandi, che tutto questo blocchetto quadrato venga via, quindi si inserisce la lama, si riappoggia quel blocchetto con tanto di vite, la vite si riaffila, si riavvita da questa parte qua, vedi che da questa parte qua si vede l'inizio della vite, la coda della vite che si è avvitata nella parte destra della macchina, okay? Quindi questa vite passa il blocchetto che abbiamo detto poc'anzi, passa la lama attraverso questo foro più grande che vi ho mostrato, eccolo qui, che vi ho mostrato poco fa, e vada a avvitarsi dall'altra parte, nella parte fissa dell'alberino. Questo significa che non posso usare lame a T, non posso usare vecchie lame con l'attacco a U, non posso usare le lame Fein, quelle dell'aste 638, non posso usare lame Proxon, quelle dei piccoli segreti alternativi della Proxon. Va solo con queste lame. Questo è un attacco che io non avevo mai visto, perché i soliti attacchi che io avevo visto, beh, adesso 99 su 100 si utilizza l'attacco a T. 99 su 100 si utilizza questo. Pochi sono rimasti i segreti alternativi che accettano o che richiedono l'attacco a U. Non so se avete presente. Esiste, ma lo trovate ancora al brico, tagliata dritta e ha una U. Ok? E si tratta più che altro di segreti alternativi vecchi. Fein, nel segreto che è andato fuori produzione pochi mesi fa, l'aste 638, ha una lama sua specifica, dritta, se, dritta non a T, dritta, però accoglie anche la lama, l'attacco a T, se non sono troppo grosse. E infine ci sono le lame specifiche della Proxon per i loro segreti alternativi. Questi sono i quattro formati che ho sempre visto. Non parliamo di seghe a gattuccio, parliamo di segheti alternativi. Questo è diverso e io in giro non l'ho mai visto. Quindi cosa? Non vi resta altro che adattarlo. Chi di voi può avere un po' di manualità, se vi capita di avere tra le mani questo gioiello, si tratta di fare questo foro. Qui, questa è la lama di riferimento, la lama sua, questa è la lama T che trovate in tutti i brico, e si tratta di fare, se ci riuscite, con qualche sistema, chi lavora sulla meccanica sicuramente non avrà problemi a farlo, quel foro qua, in modo che la vite possa passare tranquillamente. Allora, vi leggo l'etichetta, anzi ve la mostro anche, e dopo ve la leggo. Eccola qui, così se volete fermate l'immagine. Makita JG1600. 300 watt. 3700 corsi al minuto, serie numero non c'è scritto e non c'è scritto neanche dove è fatto, ma immagino che 90 su 100 sia fatto in Giappone, facevano in casa, ancora non c'erano le delocalizzazioni che ci sono adesso. Bella macchina, leggera, maneggevole, simpatico questo sistema, simpatico, pratico, utile, mi piace, non vedo controindicazioni nell'interruttore a paletta in questo modo qua. Tanto dopo se non lo usi comunque metti la sicura, quindi va bene. Poi se non l'hanno più fatto un motivo ci sarà, però io lo reputo bello, fatto bene, poi così in metallo e fra l'altro prende tutta la mano, una mano puoi metterla qui per avere un po' di ritegno, fare così, bello, va bene. La macchina è molto bella, la macchina va bene. Io nel frattempo mi sono informato un po' su in internet online su questa macchina qui, e aveva una sorella superiore che era la JV2000, che dalle fotografie sembra avere le stesse dimensioni, sicuramente lo stesso design, stessa carcassa sembrerebbe, probabilmente anche le stesse dimensioni, però era evidentemente un modello superiore, macchina ad altri tempi, macchina fatta come si deve. E qui c'è un problema che vedete, infatti non posso farvi una vera e propria prova, sì, assicuro, che qua si è rotto questo, vedi che si gira, quindi non segue più le curve che volete dargli, non segue più le traiettorie che volete dargli, ma viene tenuto evidentemente solo per fare tagli grezzi. Questo perché? Perché qua il cuscinetto, vedi che qua c'è il cuscinetto, come su quasi tutti i segreti alternativi, si è allargato, si è rotto, forse non è stato lubrificato e quindi
e quindi la lama non rimane più ferma all'interno della sede del suo cuscinetto. Peccato, peccato. Mi sono andato a guardare anche quanto si può pagare, se c'era qualche esemplare in vendita nel mercato dell'usato. In euro non ho trovato niente, l'ho trovato in dollari. Qualcuno lo vende in buone condizioni, a detta dell'inserzionista, a 30 dollari, qualcun altro a 60 dollari. Io credo che se ne trovate uno in buone condizioni, funzionante, senza questo problema, è tenuto bene. Io penso che un 80-90 euro gli si possono dare tranquillamente. Che poi queste sono macchine che, oltre al valore della macchina stessa, assumono un valore anche per il fatto che sono ormai antichità, sono ormai reliquie. Quindi anche chi lo compra tante volte non perché gli serve un segreto alternativo, ma perché vuole questo segreto alternativo, perché è vecchio, perché è antico, perché vuole metterlo lì anche nel suo mobiletto. Insomma. Dopo 50 anni inizia a diventare anche un bell'oggetto da vedere sul suo mobile, oltre che da utilizzare. Perché vi parlavo di 80-90 euro. Con 80-90 euro vi potete comprare anche un altro segreto alternativo nuovo dalla scatola fabbricato quest'anno. Quindi ecco, se ne trovate uno senza questo problema, in buone condizioni, 80-90, gli si danno tranquillamente. A mio avviso, poi ognuno, queste sono valutazioni personali. Ve lo mostro di nuovo, è fatto bene, no, no, guarda, tutto come piace a me. Lo mostro meglio, non vi ho detto che non ha la regolazione di velocità. Infatti nell'etichetta ci informa di una velocità fissa, non c'è la velocità, trattino, altra velocità, ma ce n'è una e basta. Quella è e quella resta. Bello, fatto bene. Siamo coetanei. Ve lo mostro per l'ultima volta. Qua. Eccolo qua. E vado a restituirlo al proprietario. Cosa facciamo? Facciamo una prova a tagliare un pezzetto. Fra l'altro la lama non è neanche nuovissima e non trovo lame di questo formato. Allora io qua sblocco. Proviamo a tagliare un pezzetto di abete. Dai, proviamoci. Qua c'ho un pezzo di abete. Però, appunto, come vi dicevo, la lama è vecchia, la lama è abbastanza usurata, quindi non so se ce la facciamo. Proviamoci senza fare curve perché a causa di questo problema non si può. Ha tagliato bene nonostante la lama sia molto usurata. E posso dirvi, perché io poi fra l'altro ho fatto 5-6 tagli prima di fare il video, che è stabile e trasmette veramente poche vibrazioni alla mano, al braccio dell'operatore. E ripeto, macchina fatta bene. Detto questo, io non posso fare altro che ringraziarvi e rimandarvi al prossimo video. Non so ancora di che cosa parlerà, forse un avvitatore, forse un flessibile. Ora vediamo, ok? Ciao, grazie, ciao.